Consiglio comunale straordinario questa mattina a Pescara per parlare della questione riguardante il paventato trasferimento dell'alberghiero De Cecco a Villa Reia di Cepagatti. Nel dibattito è stato deciso dalla maggioranza del comune di portare avanti un'azione finalizzata a chiedere alla regione Abruzzo di sospendere l'efficacia della delibera di giunta numero 825 dell'8 ottobre e di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze del bando per la costruzione di scuole innovative in attuazione dell'articolo 1 della legge del 13 luglio 2015 in presenza di finanziamenti nazionali, individuato anche un terreno nel quartiere Fontanelle, come ha spiegato il sindaco Marco Alessandrini. L'Istituto Alberghiero oggi ha un faro importante di attenzione di una filiera istituzionale che vuole mantenerlo qui a Pescara, perché a Pescara c'è lo spazio per farlo, ci sono terreni idonei, questo nella zona di Fontanelle in particolare. Dall'altro perché l'alberghiero ha senso a Pescara, in quanto è una scuola fortemente radicata nel tessuto sociale che in 40 anni ha visto decuplicare i propri numeri, e poi c'è il fatto che naturalmente l'economia turistico-ricettiva, a cui quasi naturalmente un ragazzo che esce dall'alberghiero guarda, qui su Pescara trova il più ampio, diciamo, palcoscenico regionale. Devo dire che anch'io, come gli studenti, l'ho appreso dal giornale. E quindi oggi forse, diciamo, colmiamo anche con un supplemento di istruttoria quello che è successo, con l'idea però sempre di migliorare il prodotto finale, cioè l'azione amministrativa. Avete predisposto un ordine del giorno da presentare oggi in Consiglio Comunale? Sì, presentiamo un ordine del giorno con cui chiediamo alla Regione di integrare l'efficacia o sospendere eventualmente il provvedimento in questione, in un certo senso stralciando la posizione dell'Istituto Alberghiero, che merita un'istruttoria a sé in cui il Comune di Pescara vuole fare la sua parte.